Buongiorno e bentornati a SIGEP Lab all'interno della edizione 2021 di SIGEP, edizione totalmente digitale, all'interno della quale ci stiamo occupando naturalmente di tutte le filiere che sono protagoniste di questa bellissima manifestazione. In questo primo spazio della giornata di oggi, ultima delle tre giornate, andremo a parlare di qualcosa di molto interessante, soprattutto rivolgendoci ai giovani. Questo è uno spazio gestito da Castalimenti e da SIGEP Giovani. Noi siamo all'interno di Castalimenti in questo momento a Brescia e voglio subito introdurvi i nostri ospiti di questa prima mattinata. Allora, Samuele Calzari è tornato a trovarci. Ciao Samuele. Ciao, docente Tommy. E coordinatore SIGEP Giovani, insieme a Filippo Falciola. Buongiorno, il Junior Tommy. Executive Manager di Cast Alimenti. Ieri ci siamo occupati già di una prima parte nella quale abbiamo parlato del Sweet Root e tra l'altro ora andremo a vedere la conclusione di quella che è la seconda parte, appunto, di questo, possiamo chiamarlo quasi tutorial, quasi. Adesso andremo ad approfondire. Ricordo a tutte le persone che ci stessero guardando in on demand che la prima parte è già disponibile, quindi se state guardando in questo momento il video 2, vi invito ad andare a cercare il video 1 e poi di vedere questo in successione. Ora lascio la parola direttamente a voi, bentrovati, perché abbiamo un progetto che stiamo presentando ai giovani. Vogliamo iniziare con Samuele? Sì, esattamente. Quindi il progetto è SIGEP Giovani. Siamo con l'anno prossimo, sarà un'edizione esclusiva di SIGEP relativo a SIGEP Giovani, perché festeggeremo il 30° anniversario, che non siamo riusciti a festeggiare chiaramente come si deve quest'anno. SIGEP Giovani è la parte di SIGEP dedicata alle scuole alberghiere, scuole professionali del settore della pasticceria, vede coinvolte sempre più scuole, figurati l'anno scorso, due anni fa erano 14 scuole, quindi veramente tantissime, provenienti da tutta Italia. Rinnovo quindi l'invito, se dovessero esserci studenti, professori o persone che conoscono scuole alberghiere, anche a iscriversi già adesso alla prossima edizione di SIGEP Giovani. SIGEP Giovani è diviso in due momenti fondamentalmente. Un primo momento in cui i ragazzi provano delle esperienze di stage all'interno degli stand delle aziende leader presenti a SIGEP. E un secondo momento invece dedicato al concorso, in cui gli studenti possono cimentarsi e mettersi alla prova in, appunto, un concorso di pasticceria. Tutto naturalmente fatto in collaborazione SIGEP, Castalimenti, Chiriotti Editori, quindi c'è un mondo dietro a SIGEP Giovani che spinge per le nuove generazioni. E ti dico, l'ultima cosa è questa: tu l'hai definito un tutorial. Io, anche visto il periodo e a volte l'obbligo di formazione a distanza, secondo me questa è una vera e propria lezione, per cui l'invito è veramente di riguardare la prima puntata di ieri e proseguire oggi assolutamente in modo attento e scrupoloso, perché il maestro Falciola ci stupirà anche quest'oggi. Approfitto di tutto questo tuo speech per salutare e ringraziare tutti i ragazzi che già anche in questo momento sono collegati al sito di SIGEP e ci stanno guardando in streaming e in diretta. Ricordiamolo, perché in questo momento siamo in diretta streaming. Quindi un saluto a tutti voi che tra l'altro con molto affetto ci seguite anche sul forum, lasciando tantissimi commenti. Ora tagliamo la testa al toro e andiamo direttamente al maestro Falciola. E incominciamo. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Ieri ci eravamo lasciati con due delle preparazioni di base che andranno poi a comporre il dessert che andremo a presentare oggi. Ieri non ne abbiamo parlato riguardo al nome del dolce. È vero. Quindi giusto due parole per dare una spiegazione della scelta. Ovviamente, se qualcuno è un pochino ferrato con l'inglese, sa che barbabietola in inglese si chiama beetroot. E quindi, essendo un dolce a base di barbabietola e dolce è sweet, abbiamo deciso di fare una crasi delle due parole chiamandolo Sweet Root. Tra l'altro, una cosa importante che ancora non abbiamo detto in questo secondo appuntamento riguardo quello di cui stiamo parlando è che la tematica alla base è quella anche dell'utilizzo di verdure, per esempio, all'interno, esatto, di alcuni piatti che magari non prevedrebbero l'utilizzo di questo alimento. Quindi è qualcosa che va già un pochino oltre il consueto. Assolutamente, ovviamente la scelta, lo andiamo a ripetere per far chiarezza a tutti, di utilizzare dei vegetali e basare questo dessert appunto sull'utilizzo di vegetali è legato al fatto che l'anno prossimo a SIGEP, il concorso SIGEP Giovani, nel suo regolamento prevederà appunto che i ragazzi vadano ad utilizzare almeno due vegetali all'interno delle loro preparazioni.
Se non ricordo male il regolamento, Samuele. Esatto, no, no, correttissimo, esatto. A questo punto possiamo procedere, se vuoi. Direi di sì. Oggi volevo andare a presentarvi, diciamo, la ricetta principale di questo piatto, quindi la mousse alla barbabietola. Così entriamo un attimo nel merito della ricetta. Ieri abbiamo visto la preparazione di quella che era la terra al cacao e sale, che andrà a fare da base al nostro piatto. Grazie Dani. E un gel al radicchio, quindi abbiamo approfondito il modo in cui era stato cotto il radicchio, dato che la cottura del vegetale è uno dei focus appunto di questa lezione. E oggi partiamo dallo stesso punto. Per andare a preparare questa mousse alla barbabietola, gli ingredienti sono semplicissimi, sono solo quattro, cioè della purea di barbabietola, della gelatina animale che andrà a stabilizzare la nostra preparazione, della meringa all'italiana e della panna montata, che non è ancora qua e poi capiremo perché. Arriverà. Arriverà. La nostra barbabietola, qua ve ne ho tenuta una per farvela vedere, è stata cotta all'interno di una pentola in immersione nel sale. Questa pentola poi è stata posta in forno a 150-160 gradi a secco per circa 2 ore, 2 ore e mezza, di modo che la barbabietola abbia avuto modo, come un pesce al sale, di cuocere grazie alla sua umidità interna. E riprendendo il discorso che abbiamo fatto ieri riguardante i vegetali di colore rosso, che contengono quindi degli antociani, abbiamo visto che cuocendo in campo acido la colorazione rossa viene mantenuta in maniera più intensa. In questo caso non abbiamo aggiunto una sostanza acida come poteva essere ieri quel goccino di aceto nella nostra busta sottovuoto, ma abbiamo sfruttato semplicemente l'acidità naturalmente contenuta all'interno del vegetale, che non andandosi a disperdere nell'acqua di cottura, per esempio, rimane concentrata all'interno e aiuta, una volta cotte, sono state sbucciate, ridotte in purea e abbiamo ottenuto questa purea perfettamente rossa. C'è un discorso nella parte prima, chiedo scusa, c'è un discorso legato anche alla cromia che è stato fatto, quindi ripetiamolo sempre, esiste una parte 1, cercatela e unite i puntini, esatto, insomma. Perché alla fine, andando a cuocere il nostro vegetale, il nostro intento primario è riuscire a portarla alla consistenza utile per poterlo utilizzare, ma al contempo cercare di mantenere il più possibile inalterato quello che è il colore, il gusto e le proprietà benefiche del nostro prodotto. Pensiamo ad esempio che la nostra barbabietola, non so se magari non tutti lo sanno a casa, contiene più vitamina C delle arance e una serie di antiossidanti e vitamine, sali minerali incredibile. Quindi anche a livello proprio di introdurre nutrienti importanti è comunque un dolce che può essere visto anche dal punto di vista funzionale. E non è stato aggiunto zucchero, quella è proprio solo purea? Questa è purea in purezza, quindi tutta la dolcezza che ci porterà la purea è legata solamente agli zuccheri già presenti nel vegetale, che si sono andati un po' a concentrare grazie alla cottura nel sale, che un pochino va ad asciugare l'acqua in eccesso, quindi aiuta anche a concentrare la parte aromatica. Poi abbiamo della gelatina, qua vediamo sotto forma di massa di gelatina, quindi la nostra gelatina in polvere è già stata reidratata con 5 parti rispetto al suo peso di acqua, è stata fatta gelificare di modo che ce l'abbiamo già pronta solo da sciogliere e inserire nella nostra ricetta. Questo potrebbe essere molto comodo, prepararselo in anticipo per evitare di doverla reidratare al momento e perdere comunque del tempo, quindi sia in ottica di concorso che in ottica di laboratorio di produzione. Ragazzi, prendete nota perché questi sono tutti consigli utilissimi. Ma e la vera chicca è quella che racconti adesso. Adesso arriva un altro suggerimento, diciamo. Abbiamo la nostra classica meringa all'italiana, quindi realizzata con albume e zucchero, classico rapporto 2-1, quindi abbiamo 2 parti di zucchero per 1 parte di albume, come la classica meringa da cottura anche, per esempio. E ovviamente abbiamo la cottura di zucchero a 121 gradi che viene di solito versata a filo sugli albumi intanto che montano. Noi invece abbiamo fatto lo stesso procedimento cambiando leggermente il sistema, ovvero abbiamo fatto sempre la nostra cottura di zucchero a 121, che comunque è fondamentale per dare la struttura finale alla nostra meringa italiana, altrimenti sarebbe una comunissima albume montato con lo zucchero. Semplicemente poi l'abbiamo aggiunto negli albumi liquidi, raffreddato la miscela e porzionata sotto vuoto. In questo modo noi abbiamo della meringa all'italiana sempre pronta all'uso, ci è sufficiente rigenerarla a 35-40 gradi anche all'interno del nostro microonde, versarla all'interno della nostra planetaria con la frusta, montarla
senza dover pronti. Aspettare che lo sciroppo raggiunga i 121 gradi, quindi esatto. Velocità, e questo è, secondo me, questa è un po' la chiave della formazione, cioè studiare le varie tecniche, studiare i vari ingredienti per riuscire ad agevolarsi poi anche nel lavoro. Esatto, tutto, anche la ricetta che sto seguendo è molto semplice, ha 4 ingredienti, è una mousse molto molto comune come costruzione. Credo l'importanza sia appunto la ricerca sulle singole preparazioni per andare poi a ottimizzarla per quello che ci serve, in questo caso il concorso per esempio o la produzione di tutti i giorni. Ultimo elemento che ci manca, che adesso chiedo al nostro Danilo di andare a prendere, è la panna. Non era qui fino a questo momento perché una delle, diciamo, condizioni fondamentali affinché la nostra panna possa montare è che sia perfettamente fredda. Deve essere idealmente, quando iniziamo a montarla, tra gli 0 e i 2 gradi, di modo da avere una panna a fine montatura a una temperatura massima di 8-10 gradi. Altrimenti inizierebbe poi a sapere di burro, diventare gialla, granulosa, e quindi non ci porterà più un gusto fresco di latte nella nostra preparazione. Questa è la materia grassa della panna? Quant'è questo? Facciamo pure montare intanto. Allora, questa è una panna al 35%, perché hai fatto bene a sottolinearlo, oltre alla temperatura, un'altra cosa basilare affinché la nostra panna possa montare, ed è quello che sostanzialmente poi va a differenziare quella che comunemente viene commercializzata come panna da pasticceria, panna da montare, e la panna da cucina, è appunto il tenore di grassi. Perché i grassi hanno la caratteristica di inglobare aria, quindi in qualche modo più è grassa la panna e più è stabile. Correggimi, allora, Filippo, io... Sì, diciamo che la panna monta grazie alla combinazione di due fattori, che principalmente la parte proteica, che aiuta a inglobare e trattenere l'aria, ma la parte di grasso è fondamentale per andare poi appunto a dare struttura a questa montata. Se noi prendiamo del latte e lo mettiamo in planetaria, comunque monta, perché la parte proteica ce l'ha. Gli manca la parte che va a stabilizzare, quindi come noi fermiamo la macchina, lui torna giù. Quindi la panna, per poter montare, deve avere un tenore di grassi compreso tra il 33 e il 38%. Meno o di più non sono comunque positivi. Dovendo essere perfettamente fredda, l'abbiamo tenuta fino all'ultimo, già pesata all'interno del nostro contenitore, con la frusta all'interno, tutto al freddo, in frigorifero o passandolo in congelatore per qualche minuto, in modo da avere più tempo di montata prima che la nostra panna si vada a scaldare montando con l'aria dell'ambiente. Ecco spiegato perché non ce l'avevamo all'inizio, anche qua, perché qua fa molto caldo, dovete sapere, quindi la temperatura sarebbe stata cambiata. Altra cosa importante è montare la panna a velocità abbastanza sostenuta, perché dobbiamo fare in modo che le nostre proteine possano, prima che i grassi inizino a stabilizzare la massa, prendere volume e appunto incamerare aria. Adesso, intanto che nostro buon Danilo va avanti e finisce di montare la nostra panna, andiamo a iniziare a preparare la base a cui andremo ad aggiungere la nostra panna. Adesso vedrete Danilo che peserà la panna, perché ne abbiamo montata un pochino di più affinché potesse montare al meglio, altrimenti la ricetta è molto molto piccola e una quantità di panna troppo troppo scarsa rispetto alla dimensione della planetaria sarebbe stata poi difficile da montare correttamente. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare è inserire la gelatina e andare a riscioglierla, quindi abbiamo bisogno di calore. Andiamo quindi a aggiungerla a più o meno un terzo della nostra purea e la andiamo a sciogliere col forno a microonde. Perché ne scaldiamo solo un terzo? Così quando andremo a riunire la parte fredda alla parte che abbiamo scaldata, scendiamo di temperatura e ci avviciniamo già alla temperatura ideale per la quale potremo andare ad aggiungere la panna. Ovviamente se andiamo a inserire la panna in una massa troppo calda, andiamo a sciogliere quelli che sono i grassi e quindi vanifichiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto a monte. Quindi è importante che la massa a cui andiamo ad aggiungere la panna sia una temperatura compresa tra i 25 e i 30 gradi massimo. Ok. Ma per poter sciogliere la nostra gelatina dobbiamo raggiungere almeno i 40-45. Ecco il fatto che ne scaldiamo solo una parte. Ho visto la panna semimontata, perché, giusto? Esatto, la panna non viene mai montata troppo, troppo stabile per agevolare quella che è l'amalgama delle due componenti. In generale in pasticceria, quando dobbiamo unire due componenti, più le loro strutture sono simili, più sarà facile l'amalgama tra le due. Per questo
vedrete, avremo un composto molto cremoso quando andremo ad unire la nostra purea alla nostra meringa. Una panna bella morbida ci aiuterà a amalgamare, perdendo poi meno aria. Tommaso, perdonami, però io, guarda, è così, io quando vedo qualcuno io devo, faccio l'alunno, assolutamente, anche perché tu sei la voce, diciamo, tecnica e soprattutto quello che puoi trasmettere a tutti i giovani che l'anno prossimo potrebbero essere in gara, quindi ogni anche commento e ogni puntino su lei viene comodo. No, tra l'altro, se hanno delle domande possono sicuramente farle anche in streaming e così diamo delle risposte, insomma. Allora, vedete, qua avevo lasciato la gelatina appoggiata sopra di modo da vedere perfettamente l'esatto momento in cui si è andata a sciogliere e non ho dovuto scaldare eccessivamente la purea. Andiamo ad aggiungere tutta insieme la parte fredda. E voilà, come si suol dire. Voilà. Uniamo il tutto alla nostra meringa. In questo caso amalgameremo con la frusta. Tanto la meringa è molto più stabile e strutturata della nostra panna, che andremo invece poi a lavorare con la nostra spatola in silicone per evitare di smontare la nostra massa. Noi ora ci stiamo rivolgendo ai giovani, perché di SIGEP giovani stiamo parlando. Questo non toglie che chiunque fosse interessato a riproporre questo tipo di ricetta è invitato assolutamente a sperimentarla. No, certo, tra l'altro l'argomento è veramente interessante, esatto, perché l'utilizzo di verdure può essere, sia da un punto di vista nutrizionale, può essere quindi davvero utilizzato anche da tutti i pasticceri. Ok, abbiamo unito la meringa alla nostra purea in cui era già stata aggiunta la gelatina. Trasferiamo il tutto in un contenitore un pochino più ampio, altrimenti qua non potrei mai aggiungere la panna. Tanto io ringrazio la regia che con queste immagini ci mostra anche perfettamente i close up degli ingredienti. Visto che le consistenze sono praticamente identiche, è assolutamente indifferente unire una componente all'altra. Altrimenti, qualora così non fosse, vale sempre buona la regola, che ci aiuterà sempre a evitare di fare grumi, di inserire l'ingrediente più liquido in quello più solido. Questi sono consigli che, diciamo, sono utili nella vita, quindi sono regole trasversali. Possono fare sempre comodo. Abbiamo 4 minuti ancora, poi vi anticipo che vedremo un bellissimo video in conclusione di questa lezione. Esatto, ci sarà un'altra sorpresa come quella di ieri. Visto che sto cercando di spiegarvi tante cose, ma il tempo è poco, sarà un video comunque incentrato su un argomento simile che andrà a concludere la trattazione. Allora, recuperami per favore Babà, Dani, perché come avevamo anticipato ieri, la nostra mousse alla barbabietola verrà colata in uno stampo a forma di barbabietola che abbiamo realizzato noi utilizzando il silicone alimentare. Generalmente nei concorsi è una cosa che viene molto spesso fatta. Alternativamente è possibile utilizzare degli stampi in silicone già acquistati, e l'abbiamo fatto per andare poi a colare il nostro sorbetto, per dargli una forma che vada a ricordare un sasso all'interno del nostro orto, che abbiamo preparato sempre nella parte 1 e che quindi, se avete già visto, voilà, tra poco tornerà. All'interno della nostra mousse abbiamo, come diciamo ieri, un babà alla castagna che è stato inzuppato con del latte di mandorla in cui sono state infuse delle caldarroste. Queste caldarroste poi, ovviamente, l'infusione è stata funzionale a dare più aroma di castagna. Poi non potevamo mica buttarle, allora le abbiamo frullate e ne abbiamo fatto una purea che utilizzeremo nel nostro piatto. Adesso molto semplicemente andiamo a mettere un po' della nostra mousse
all'interno dello stampo. Prendiamo il nostro babà già inzuppato, perfettamente congelato di modo che sia duro, e possiamo andare a inserirlo, voilà, all'interno della nostra preparazione. Pialliamo l'eccedenza, naturalmente stiamo usando uno stampo personalizzato, va bene qualsiasi altro stampo nel caso in cui non ne abbiate. Uno stampo a sfera che richiama comunque molto la forma. Adesso questo lo andiamo a mettere al freddo e ovviamente prendiamo, poi partiamo via, quella è già pronta. Naturalmente noi eravamo già premuniti del prodotto finito, esatto, perché ci vuole perché del tempo tecnico. Anche quello stampo, essendo comunque diciamo homemade, ha le pareti molto più spesse di quello che può essere, ad esempio, uno stampo che andiamo ad acquistare, come vi dicevo, dove abbiamo fatto il nostro sasso. Qui le pareti sono di pochi millimetri. Nel nostro stampo, che ce l'ha di qualche centimetro, ci vuole più o meno un'oretta e mezza per poter surgelare completamente il prodotto. Ed ecco qui quindi il prodotto finito. Una volta sformato, questo è il nostro prodotto con la forma della nostra barbabietola. Noi ora non abbiamo pubblico, ma l'applauso virtuale si sente come, perché a casa siete tantissimi a seguirci. Quindi grazie, grazie infinite di questa lezione che ci avete voluto offrire, perché è qualcosa di molto utile non solo a chi si sta approcciando al mondo della pasticceria da poco, ma anche a chi del mondo della pasticceria ha deciso di farne la propria vita. Quindi questo è sempre utile ai fini della lavorazione di qualsiasi tipo di piatto e di prodotto. Ok, qui abbiamo le nostre rapette, poi ne utilizzeremo una nel piatto, che andiamo a glassare in una glassa pinguino, che quindi è stata realizzata con del cioccolato bianco fluidificato con del burro di cacao, di modo da fare una camicia molto molto sottile, quasi in parti uguali, colorata con della rapa in polvere, quindi non c'è colorante. E approfittiamo, intanto che la nostra glassa è morbida, per andare a sporcarla leggermente con questo, che è del cioccolato in polvere, che va un po' a richiamare quello che può essere lo sporco della terra sulla nostra rapa. Voilà. Adesso la lasciamo stabilizzare un attimo ed è pronta per andare nel nostro piatto. Piatto che poi si compone col crumble che è stato realizzato ieri. Esatto. La nostra rapa con all'interno il babà. Abbiamo il nostro gel di radicchio che abbiamo realizzato ieri, che avete visto era terminata, diciamo, la puntata col gel all'interno della caraffa. L'abbiamo solo mixato con un mixer a immersione per destrutturare il gel e renderlo cremoso da utilizzare alla sac à poche. Senza necessità di scaldarlo oppure... Niente, questo è freddo da frigorifero. Perfetto. Così, una volta, diciamo, mixato e ridotto in crema, rimane alla sua consistenza per 3-4 giorni all'interno del frigorifero, quindi potrebbe essere utilizzato anche, ad esempio, una linea di un dessert al piatto. Qui abbiamo velocissimi, dobbiamo chiudere crema purtroppo. A base di castagna. Prendi solo il gelato. Ultimi ritocchi e vediamo anche l'impiattamento finito. Adesso abbiamo anche il nostro gelato che andrà a simulare il nostro sasso. Il gelato ovviamente l'abbiamo tenuto in abbattitore perché la nostra glassa pinguino è calda, altrimenti lo andrebbe a sciogliere. Voilà. Grazie. Direi che possiamo. Il piatto, Dani? Lì. Scusa, sono cieco. Andiamo a creare il nostro piatto. Più veloce della luce, ti prego. La luce mi fa un baffo. So che ti chiedo l'impossibile, ma purtroppo abbiamo i tempi televisivi stretti. La nostra terra sul fondo.
Questo è il crumble che abbiamo fatto ieri nella parte 1, esatto, lo ricordiamo. Esatto, quello al cacao e sale. Quello da 15 secondi di impastamento. Esatto. Che è il nostro terreno sul quale posizioniamo. La nostra rapetta. Il sasso che è fatto da un sorbetto realizzato con estratto di sedano, mela verde e mandorla, di cui ne abbiamo sfruttato la fibra per dare stabilità al nostro gelato, il gel di radicchio, la nostra crema alla castagna, abbiamo realizzato delle chips di rapa andando a immergere le nostre rape, dandogli una forma come fosse una rapetta che esce dal terreno, immersi in uno sciroppo 1:1 di acqua e zucchero e tenute in essiccatore 2 giorni a 56 gradi per mantenere meglio il colore. Andiamo a sfruttare le nostre creme come base per incollare le rape. Un po' di verde in un orto non può mancare. A me viene da sorridere perché è spettacolare, cioè riprende, viene da sorridere, è bellissimo, non so come dire, è un'opera d'arte. Ora la riprendiamo anche dall'alto con la nostra super camera, anzi la incliniamo a favore di regia, eccolo qua, così voilà. Abbiamo il piacere di gustarcelo, quantomeno con gli occhi, perché poi cromaticamente parlando è un piatto molto ricco e attraente. Grazie infinite Samuele Calzari, grazie mille anche grazie a Filippo Falciola, grazie. Grazie del vostro intervento, l'appuntamento naturalmente con SIGEP Giovani si rinnova per il 2022, trovate ovviamente tutti quanti i nostri interventi non solo legati al mondo della pasticceria ma anche della caffetteria, del bakery e del gelato, sempre anche on demand. Ora guardiamo un importantissimo video del quale stavo parlando poco fa con Filippo, della durata di quasi 19 minuti, nel quale andiamo a concludere questo iter. Grazie e noi ci rivediamo alle 11 per parlare di caffè. Ciao, benvenuti in Castalimenti. Siamo ancora qui con un altro videocorso Impara insieme ai nostri docenti. Siamo qui nell'aula Sale Pepe e adesso vedremo con Filippo cosa andremo a fare. Io sono Gabriele Bozio. Ciao a tutti, ben ritrovati, io sono Filippo. Allora Gabri, cosa andiamo a fare oggi? Allora, oggi andiamo sempre ad approfondire quello che è l'argomento delle basi, le basi della pasticceria. E oggi parliamo delle creme composte. L'importanza delle creme di base per poi ottenere quello che vogliamo e soprattutto come si mettono insieme, come si miscelano le creme composte. Ok, vedo che qua abbiamo le creme di base, quindi immagino partiremo a parlare di quelle. Assolutamente, perché a seconda della struttura, di quanta aria vogliamo all'interno della nostra crema composta e di quanto sapore vogliamo, scegliamo le nostre creme di base. Qui abbiamo una meringa svizzera. Una meringa svizzera, adesso Filippo ci va a vedere la consistenza, è una meringa molto morbida, molto cremosa, non eccessivamente areata rispetto poi a quella che vedremo dopo e ci serve per comunque dar volume senza dar sapore, perché ovviamente il nostro albume con cui è fatta la meringa non ha un sapore ben definito, quindi si usa molto con la frutta, perché appunto quando noi mettiamo questa schiuma d'uovo neutra con la frutta rimane il colore e il sapore della frutta. La seconda invece è una meringa italiana. Una meringa molto più areata, molto più rigida, vedete la struttura appunto più rigida, meno cremosa, e serve per avere il massimo del volume, quindi quando noi vogliamo avere delle creme molto areate
andiamo verso diciamo, la scelta della nostra meringa italiana. Fino adesso queste due basi sono due schiume d'uovo neutre, perché si basano appunto sul nostro albume, che è di per sé neutro, albume e zucchero ovviamente. Andando avanti abbiamo invece una base semifreddo, o come si dice in francese, pâte à bombe. La base semifreddo è, diciamo, l'equivalente della meringa italiana, però al posto dell'albume c'è il tuorlo. Quindi è una base schiumosa a base di tuorlo che ci darà una grande concentrazione di colore, come vedete, e di sapore di uovo all'interno delle nostre preparazioni. Continuando in questa carrellata abbiamo una crema che è, potremmo definire la regina delle creme, che è appunto la crema pasticcera. La crema pasticcera, come vedremo, è la base di tutte le creme composte tipiche della tradizione italiana, quindi la classica crema leggera o crema chantilly, come viene chiamata appunto in Italia. E l'ultima, che è la più liquida, la più delicata delle basi, vedete com'è appunto completamente liquida, è appena appena addensata dai nostri tuorli cotti, invece è la crema inglese. Quindi con queste basi vedremo come si compongono le creme composte, come si realizzano le creme composte. Quindi, ricapitolando, se vogliamo aggiungere anche dell'aria oltre diciamo, al nostro composto, dobbiamo andare sulle meringhe. Se vogliamo aggiungere solo aria senza dare appunto nessun tipo di sapore o di colore caratterizzante. Se vogliamo aggiungere aria, un po' meno delle meringhe, però comunque ne ha un po', e vogliamo anche il colore e il sapore dell'uovo, andiamo su quella che è la nostra base semifreddo. Se invece vogliamo dare solo il sapore e il colore dell'uovo senza aggiungere aria, andiamo con la crema pasticcera. Se vogliamo una crema più corposa, più strutturata, oppure la crema inglese, se vogliamo una crema molto molto delicata. Nelle nostre creme composte, quindi, abbiamo sempre una crema di base, che sono quelle che abbiamo appena visto. Qualora questa crema di base non porti già la caratterizzazione che noi vogliamo dare alla nostra crema, andremo a inserire successivamente la componente caratterizzante, che potrebbe essere, come in questo caso, ad esempio, una pasta di frutta oleosa. Dopo il gusto avremo sempre un elemento stabilizzante della nostra crema, generalmente un idrocolloide. Il più utilizzato è sicuramente la gelatina animale, che abbiamo qua sotto forma di massa di gelatina. Ultimo, sicuramente non per importanza, nelle nostre creme composte, come ultimo elemento abbiamo la panna. È importante il montaggio della panna, come viene realizzato, immagino. Beh, assolutamente. La panna appunto è un ingrediente importantissimo nelle creme composte, o che vengono chiamate anche creme appunto alleggerite, perché la panna funge proprio come ingrediente per alleggerire il nostro composto, e ovviamente alleggerisce, come immaginate tutti, non a livello calorico ma a livello appunto di volume. E il volume proprio della panna è molto molto importante. Innanzitutto la panna deve essere una panna da montare, quindi con mediamente un 35% di grassi, dal 33 al 38% diciamo che va bene, e soprattutto deve essere molto molto fredda quando la montate. Se non è una panna con mediamente 35% di grassi e non è molto fredda, sicuramente non monterà, diventerà densa, magari come fosse del mascarpone, ma di aria non ne incorpora. Oppure potete farla girare quanto volete, se è una panna troppo magra, tipo una panna da cucina, e sicuramente non monta. Qui vi abbiamo messo dei vari step di come la panna deve montare. Il primo step è proprio appena la panna inizia a girare in macchina. Molti si fermano qui. Questa panna non è montata, questa panna è appena appena addensata, vedete che si sta già dividendo e non ha alcuna struttura. Se la lasciamo qui 10 minuti ritorna completamente liquida, quindi questa panna non serve assolutamente a nulla. Ogni pasticcere identifica questo step di montaggio che vi farò vedere adesso, chiamandolo in un modo specifico: panna montata all'80%, panna semimontata. Ognuno la identifica con un nome, diciamo, che spesso non è una codifica generale. Però quello che invece dovete guardare quando la panna è montata giusta per essere inserita nelle creme composte è una panna stabile, cremosa, vedete com'è bella cremosa, e soprattutto lucida.
la panna per inserire nelle creme composte, quindi la panna da utilizzare per le creme composte deve essere cremosa e lucida, perché poi dovremo unirla agli ingredienti che abbiamo visto prima, alle creme di base, all'ingrediente caratterizzante che vi ha spiegato Filippo e così via. Se non è bella morbida e cremosa come questa, diventa tutta granulosa la nostra crema composta, quindi questa è la crema, è la panna perfetta per fare le creme composte. Qui abbiamo un altro step, che è lo step successivo, che è una panna invece, vedete com'è bella stabile, è ancora lucida, molto meno di prima, però è ancora lucida e soprattutto è più areata e stabile. Questa panna è la panna da decorazione, quindi se dovete decorare una torta, questa è la cosiddetta panna stabile per decorare. Oltre a questo non abbiamo più una panna che può essere utilizzata. Qui abbiamo una panna che, come vedete, è opaca, è tutta granulosa. Vedete che è giallognola, guardate com'è molto più gialla rispetto all'altra, ed è la stessa identica panna, non è cambiata, solamente che questa è molto montata, quindi quando la panna monta troppo diventa gialla, diventa granulosa, diventa opaca, e quando noi la assaggiamo sa di burro. Quando voi assaggiate una crema composta che anziché sapere di cioccolato, di nocciola, di frutta, ha quel retrogusto, quel sapore di burro, è perché avete montato troppo la panna, e quindi questo è un grave errore. Quindi, ricapitolando, quella che ci serve a noi è proprio questa, una panna montata stabile ma lucida e cremosa. Quindi il fatto che sia lucida e cremosa fa sì che possa essere ancora lavorata per essere inserita assieme agli altri ingredienti. Direi che non ci manca altro che vedere come andare a unirle queste componenti. Assolutamente. Eccoci qua, allora. Abbiamo la nostra crema pasticcera. Tra l'altro vi ricordo, se vi siete persi il video precedente in cui abbiamo visto la realizzazione della crema, vi rimando al link qua sopra. Prendiamo circa 2/3 della crema della nostra ricetta e li mettiamo in un contenitore. Uniamo a questo punto l'ingrediente caratterizzante, quindi in questo caso la nostra pasta nocciola. E in ultimo la nostra massa di gelatina. Perfetto. Mettiamo qualche secondo a microonde fino a che la nostra gelatina sarà fusa. L'ho lasciata appositamente appoggiata sulla superficie di modo che avremo subito sott'occhio nell'esatto momento in cui la nostra gelatina si sarà sciolta, così non andremo a scaldare eccessivamente la crema inutilmente. Perché Filippo non abbiamo scaldato tutta la crema, ma ne hai tenuta circa un terzo indietro? Ne ho tenuto circa un terzo indietro perché adesso dovremo scaldarlo sopra almeno i 35-40 gradi per riuscire a fondere la gelatina. Ma nel momento in cui, per il passaggio successivo, dovremo andare ad aggiungere la crema, la nostra crema di base dovrà essere a una temperatura compresa tra i 25 e i 30 gradi, perché in questo caso abbiamo come stabilizzante un idrocolloide, la gelatina. E se facessimo una mousse al cioccolato invece, dove non c'è la gelatina ma il burro di cacao che dà struttura, è sempre 25-30 gradi? No, in realtà in tutte le creme dove la struttura di base non viene data da un idrocolloide ma viene data dal cioccolato, classica mousse al cioccolato, è meglio salire un pochino, quindi tra i 30 e i 35, in funzione del fatto che il burro di cacao ha un punto di fusione più elevato. Ci siamo. Quindi adesso la nostra crema è calda, andiamo a... Ecco, la cosa importante, guardate bene quello che sta facendo Filippo in questa fase, è l'emulsione. L'emulsione tra la crema di base, in questo caso abbiamo usato crema pasticcera, ma poteva essere una di quelle che abbiamo visto prima, la nostra crema inglese per avere un prodotto più setoso e liscio, la base semifreddo per avere un prodotto più areato e anche le nostre meringhe volendo. Però appunto l'importante è, quando uniamo dei prodotti grassi come la pasta di nocciola, andare ad emulsionare. Quindi avete visto, Filippo sta emulsionando con la frusta. Adesso ho inserito anche la crema che avevamo lasciato fredda, così mi abbassa la temperatura del composto e mi avvicino alla nostra temperatura target. Proviamo a verificare. Abbiamo detto tra i 25 e i 30 gradi.
Qualora in questo momento vi accorgiate che la crema sia troppo fredda, quindi siete sotto i 25 gradi, cosa dovete fare? Andiamo a scaldare di nuovo il microonde. Se invece vi trovate che siete a una temperatura superiore, andiamo invece a raffreddarla con il nostro abbattitore di temperatura. Comunque, appunto, se state nel range tra i 25 e i 30 gradi è perfetto. Adesso invece cosa dobbiamo fare? Prima avete visto Filippo ha fatto l'emulsione, quindi con la frusta ha emulsionato bene tutto e avete visto il composto com'è? Lucido, quindi vuol dire che abbiamo una corretta emulsione. Se non c'è un'emulsione corretta avremo un composto opaco, quindi è un metodo molto poco scientifico ma molto pratico per capire se abbiamo fatto correttamente l'emulsione. Quindi quando abbiamo dei prodotti come il cioccolato, la pasta di frutto oleosa e così via, se il composto è bello lucido abbiamo sicuramente un'emulsione perfetta. Quando il composto è opaco e magari granuloso sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa. Spesso sono solamente le temperature, quindi basta scaldare e otteniamo l'emulsione perfetta. A volte invece abbiamo sbagliato proprio il dosaggio, soprattutto col cioccolato spesso magari manca dell'acqua e quindi vuol dire che devo aggiungere qualche altro ingrediente. Questo soprattutto capita quando siamo in fase di bilanciatura della ricetta, quando la ricetta è già fatta ed è perfetta. Se una volta mi è venuta perfetta e la volta dopo non viene, spesso sono le temperature, appunto. Comunque controllate sempre quando pesate gli ingredienti, perché magari potrebbe essere anche un errore di pesata. Adesso invece andiamo con la seconda fase, che è la fase dell'alleggerimento. Cosa vuol dire? Noi dobbiamo aggiungere la panna. Vi ricordate prima che io vi ho fatto vedere le varie consistenze della panna montata? Questa vedete che è una panna montata cremosa e lucida, quindi siamo con la consistenza giusta per fare una crema composta. A questo punto c'è una regola, la regola del liquido nel solido, quindi appunto andiamo a mettere il composto più liquido nel composto più solido, perché così riusciamo ad amalgamarlo perfettamente. In questo caso però voi vedete che la crema ha questa consistenza, mi passi un altro cucchiaio spatola in silicone per favore, e quindi la panna è così, la crema è così, quindi sono molto simili come consistenza. Quindi in questo caso scelgo un po', diciamo, in funzione della comodità. È molto più comodo lavorare in questo contenitore perché è più ampio e quindi metto qui la panna. Se io invece avessi appunto avuto qui ad esempio una crema inglese, quindi una crema molto più liquida, avrei versato dentro nella panna e soprattutto non tutto insieme ma in più step. Ok? Questo è una cosa che noi facciamo sperimentare ai nostri ragazzi all'interno del percorso di alta formazione per pasticcere della ristorazione d'albergo, dove devono imparare a unire tutte le tipologie di masse, perché l'unione delle masse, quando andiamo a mettere insieme dei composti, non è, diciamo, non bisogna lasciare nulla al caso, bisogna seguire un certo iter, perché se non si segue quell'iter spesso non otteniamo il risultato voluto. Quindi io in questo caso, come vi ho detto, vado a mettere tutto insieme, ma perché? Perché posso permettermelo, perché appunto ho la possibilità di avere due creme che hanno la medesima consistenza. Ecco, calcolate che questo, diciamo, questo processo fatto in questo modo lo potete fare per tutte quelle che sono le creme composte a base di crema pasticcera, quindi quelle che nella terminologia diciamo internazionale si chiamano creme leggere. Se invece le vogliamo chiamare come appunto si chiamano nella terminologia italiana, abbiamo la classica crema chantilly. Sicuramente il termine chantilly a livello internazionale ha un altro significato, vuol dire panna montata zuccherata, ma se voi parlate appunto con i pasticceri in Italia, la crema chantilly appunto è una miscela di crema e panna. Guardate bene il movimento. Quindi avete visto che io non ho avuto fretta di andare a mescolare, ho finito di spiegare quello che vi stavo dicendo e poi ho incominciato a mescolare, perché non serve avere fretta, perché appunto fin quando io non vado a mescolare non capita nulla. Dal momento in cui inizio a mescolare, ecco, in questo momento io non potrei smettere di mescolare, devo arrivare fino alla fine dell'amalgama. Quindi prendiamo la nostra, vedete, il nostro contenitore con il nostro cucchiaio a spatola e andiamo a girare in questo modo. Pulisco bene perché ovviamente il cucchiaio a spatola in silicone mi permette di aderire bene al nostro contenitore e andare appunto a sciogliere tutti quei grumi che ci sono ancora all'interno. Adesso man mano vedete che io accarezzo sempre il fondo del contenitore, credo che
guardando davanti riusciate a vederlo perché abbiamo usato un contenitore di vetro apposta, si vede proprio quando la cucchiaio spatola passa attorno al nostro contenitore che asporta completamente. Se usassi un cucchiaio rigido non funziona, perché il cucchiaio rigido non riesce a togliere perfettamente tutta la parte diciamo di crema e di panna e andarla ad amalgamare in maniera omogenea. Rischierei di dover prolungare troppo la lavorazione. Ecco qua. Quando devo smettere di amalgamare? Quando il composto è completamente omogeneo. Ovviamente qui eravamo fortunati perché da una parte c'era la panna che era appunto bianca e dall'altra c'era la crema che era color nocciola, e quindi me ne accorgo subito se non ho amalgamato perfettamente. A questo punto con questa crema ci possiamo fare un sacco di cose, possiamo farcire dei bignè, possiamo andare a realizzare delle torte, possiamo farla stabilizzare e poi usarla da stabile, oppure colarla direttamente all'interno degli stampi a seconda del metodo di preparazione che andremo ad utilizzare. Questo però sarà l'argomento di un altro video, quindi vedremo come si andranno a farcire le torte. Qui adesso andiamo a realizzare la crema composta. Bene, la nostra crema chantilly a nocciola è pronta. Con questo video abbiamo terminato. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao, alla prossima. Collegato in stereofonia, un orecchio dalla parte e uno dall'altra. Prova, prova. Ciao, ciao.